sono molto contento, posso dire che sono molto contento, non ti offendi? Ma no. Se c'è la maglietta rosa e la strisce, puoi dire quello che vuoi. Oh, Sabina Guzzanti, ci eravamo sentiti per 2119 la disfatta dei Sapiens per il tuo libro, che a noi è piaciuto molto. Ed adesso sei qui a Venezia con Spin Time, nuovo documentario che uscirà poi in sala il 16 settembre per Wanted. Wanted che sta facendo un lavoro veramente bello, lasciami dire, da anni. Allora, partiamo da Spin Time. Da dove nasce l'esigenza di raccontare questa realtà? Beh, questa, diciamo, allora, per chi non la conoscesse, è un palazzo occupato, quindi si tratta di illegalità, nel senso a Roma c'è un'emergenza abitativa come insomma, un po' tutte le metropoli, e ci sono movimenti per la casa piuttosto attivi. E hanno preso questo palazzo però che sta al centro di Roma, 17.000 metri quadri, un palazzo che era pubblico, poi ceduto ai privati con le cartolarizzazioni di Tremonti, provvedimento piuttosto discusso, ecco. E qui si aprirebbe un altro capitolo. Comunque un capitolo che gli occupanti aprono, nel senso dicono questo era pubblico, ce lo riprendiamo, restituiamo una funzione. Tra l'altro era un palazzo della mutua, quindi diciamo evidentemente una vocazione karmica, chissà. E ci si sono sistemate 180 famiglie. Ci sono un centinaio di bambini e in più c'è un'attività culturale che fa concorrenza all'auditorium, è uno dei poli culturali di Roma, insomma ha una programmazione importante. E ci fu un tentativo di cacciarli via, siccome ci sono 100 bambini, vecchi, malati, è difficile prendere e buttare in mezzo alla strada con la polizia. Sono proprio famiglie intere. Bisogna averci un po' di... insomma, non è molto popolare, allora gli staccarono la luce per costringerli a uscire. Non sapevano più come fare, la situazione era disperata, perché stavano qua, insomma, erano 450 persone che finivano per strada, e intervenne l'elemosiniere del Papa, che fece questo gesto clamoroso di disobbedienza civile facendo un allaccio abusivo, che in Italia è un reato punibile con 6 anni di carcere, quindi insomma ha fatto un gesto davvero importante, che è soltanto un... insomma un'istituzione straniera si può permettere, poi soprattutto in un paese in cui ognuno cerca di non prendersi responsabilità, appunto. Ma se non fosse stato per lui sarebbe finita così probabilmente, e invece non è finita. E però questa esperienza, unita al fatto che ero già lì perché conoscevo questa regista greca che faceva un laboratorio teatrale molto interessante, perché non era semplice teatro, è un teatro studiato per provocare delle trasformazioni, delle rivoluzioni, cioè un teatro che agisce sulla realtà. Cioè quasi Living Theater, la Judith Malin. No, non c'entra un tubo, Living Theater, questo proprio nel senso, in India per esempio, in tutta l'India ci sono milioni di partecipanti a questo teatro, non ci sono attivisti politici, cioè fanno teatro invece che fare le assemblee. Invece che fare le battaglie, cioè fanno le battaglie politiche attraverso il teatro, e riescono attraverso il teatro a cambiare non solo le leggi, ma anche la mentalità delle persone. Per esempio il concetto di casta è stato piuttosto ridimensionato in tutta la zona di Calcutta, il fatto che le donne dovessero avere una dote, per esempio, no? Che un'usanza che ha delle conseguenze violente, cruente. Sono riuscite tanto che insomma, è studiatissimo anche dal Fondo Monetario Internazionale per capire come fanno. Quindi ho pensato, perché non facciamo questa cosa qui? E vediamo cosa succede. E effettivamente ci sono stati dei rivolgimenti che ho documentato per far vedere appunto come funziona o come può funzionare una democrazia, ma soprattutto quello che c'è dietro, l'amore, come si parla, come si discute, come si ammettono i propri errori, che cosa appunto, come si contrappone, e soprattutto qual è la differenza tra un discorso col teatro e un discorso invece senza teatro, anche, no? Per capire anche qual è la funzione della cultura in una democrazia, che comunque in Grecia la democrazia nasce, è pensata proprio con il Parlamento, una parte, il teatro dall'altra, il Parlamento che elabora i conflitti dal punto di vista diciamo razionale attraverso le regole e discorsi, e il teatro che li elabora dal punto di vista emotivo, poetico, cioè che prende anche l'altra parte di noi esseri umani, che siamo, che insomma
perché non siamo fatti solo di nazionalità, no, diciamo che anche la nazionalità no. Non è neanche la parte forse più, esatto. Non è la parte comunque più forte, più importante. E questo secondo me, per me insomma è stato molto importante, mi ha fatto molto, molto, molto riflettere, perché appunto noi vediamo una politica immobilizzata nella maggior parte dei casi per questioni che riguardano appunto l'ego, no? Certo, il fatto di voler aver ragione, è che è una cosa che col teatro superi, perché il problema viene oggettivizzato e non è che se tu hai torto hai ragione, fa la differenza. Le intelligenze riescono a unirsi per risolvere un problema, ci riescono. Senti Sabine, tra l'altro Spin Time, il documentario, è in un certo modo dentro un altro grande film che abbiamo visto a Locarno, che è Il Legionario, perché tu appari anche nel Legionario a un certo punto. Sì, che ho è fatto la storia... un'apparizione nel Legionario. Però, per aiutare questo giovane, esatto, regista, che è la storia del carino e simpatico, che non è proprio la storia, insomma, comunque sì, è un film di finzione. Che... Sì, che ha vinto, però è bello anche quello. Sì, non l'ho ancora visto. No, sono... è bellissimo. Lo voglio assolutamente una vedere. Una folgorazione, infatti è messo a un certo sono punto. Sono contentissima. Senti, ti faccio l'ultima domanda. Che rapporto hai con la Mostra di Venezia, visto che sei venuta tante volte? Questa è la mia quarta volta. Sono stata due volte, ho debuttato, diciamo, come documentarista, filmmaker con Viva Zapatero nel 2005, sono tornata sempre alle giornate degli autori nel 2006 con Le ragioni dell'Aragosta, sì, e poi con bellissima. La trattativa, però nella selezione ufficiale nel 2014. E come la vivi? Ti piace il circo, vedere il movimento? Ma guarda, io poi quando sei a Venezia, in realtà sto circo, nel senso, poi ora le feste sono vietate, ieri abbiamo sì, è vietato tutto, imprecato, no. Perché insomma a luna di notte non c'è più niente, insomma, non si può festeggiare di fatto, quindi insomma, però in compenso la qualità delle presenze, sì, dei, sì, film, sì, è altissima, molto alta, quindi è, insomma, sono molto felice di essere qua, insomma, è l'unico festival che ha funzionato, sì, sì, poi, vabbè, nella pandemia, più... sia l'anno, esatto, scorso, poi uno dei più rilevanti, è... sicuramente è diventato, abbiamo battuto Cannes, quindi l'orgoglio patriottico, sì, che hanno dovuto metterla via, esatto, come è così. Invece Sabina, noi aspettiamo Spin Time al cinema il 16 settembre, ma intanto continuiamo a cercare Troppo Sole, perché noi abbiamo questo pallino, c'è solo in VHS, tra l'altro sono VHS molto consumati, la proprietà è Rete 4. Sa, magari facciamo 4. Una lettera, scriviamo un appello, liberate Troppo, liberate, sì, Troppo Sole. Sì, perché poi non è neanche un film... No, infatti non è eccessivamente politico. Non è eccessivamente politico. Hai fatto altro, insomma, sono altre cose. Sì, appunto. Dai. Liberate Troppo Sole e noi andiamo da Spin Time il 16 settembre. Grazie Sabina. Grazie a voi.